siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Vi faccio conoscere sempre nuovi santi, e per me sconosciuti, non so per voi. San Marcellino di Ancona, del VI secolo, della nobile famiglia di Boccamaiore, fu vescovo di Ancona, esercitando il suo mistero con grande zelo, tanto San Gregorio Magno lo chiamò uomo di vita venerabile. Si narra che un furioso incendio, difficilmente controllabile, il santo fu portato, perché impedito dalla deambulazione per una grave forma di cotta, vicino al fuoco. Con il Vangelo umano ordinò alle fiamme di cessare e le fiamme si spensero. Bello, eh? Il Vangelo è di San Matteo. Dato che si tratta del nuovo anno liturgico che comincia, cioè già la prima settimana dopo le feste natalizie, il lunedì della prima settimana. E il Vangelo di Marco, sbagliato, capitolo 1, 14, 20. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatore di uomini. Subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro di lui. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Dovete sapere che i Vangeli riguardo alla chiamata degli apostoli differiscono tra di loro, perché secondo i testimoni che hanno avuto ognuno ha il suo ricordo. Il Vangelo di San Marco, che sarebbe il più antico di chiamate degli apostoli, sono fatte in riva al mare. Simone e Andrea che pescavano furono chiamati a essere pescatori di uomini, mentre Giacomo e Giovanni che stavano rassettando le reti, quindi non stavano pescando, anche loro ci fu un ordine perentorio: seguitemi. Loro hanno lasciato tutto, lo seguirono. Quello che sorprende è che lasciarono tutto e lo seguirono, sia quelli che stavano lavorando al mare, sia quelli che stavano lavorando a terra. Perché Gesù inizia la sua vita pubblica e subito dice qual è il suo messaggio. Convertitevi e credete nel Vangelo. Cioè cambiate mentalità e credete alla buona notizia, la buona novella. Vangelo, sapete bene, è notizia. Notizia che fa scalpore anche oggi, altrimenti non sarebbe notizia nemmeno oggi. Anche oggi è notizia. Notizia che Dio
che Dio ci ama. E ci ama, non ci ha amato, scusate, ci ama sempre. E noi dobbiamo comprendere, dato che ci ama continuamente, ci ama anche oggi più di ieri e meno di domani, come si dice. E ci ama a tal punto che vuole essere collaborato da noi nella diffusione di questa notizia. Gesù è sempre con noi. Dio è sempre presente. Questa è la buona notizia. Cioè sempre il nostro compagno di viaggio, il nostro amico, il nostro fratello, il nostro amore. Amen. La condizione a seguire Gesù è molto semplice, anche se è difficile. Essere disposti a credergli, senza dubbi e senza problemi. E ad annunciare cose strabilianti, cose incredibili. Tante volte non comprensibili alla mentalità umana, ma rese poi facili e di facile comprensione alle anime semplici, alle anime che si fidano della parola di Dio. Quindi abbiamo il cuore e le orecchie alla parola santa di Dio e degli apostoli a cui è stata affidata la missione per annunciare che Dio è stato e sempre sarà con noi, tra di noi, in mezzo a noi. Alleluia.